Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9. Domenica concluderemo con una solennità particolare l'anno liturgico, la solennità di Cristo Re dell'universo, che non è una esaltazione a sfondo di glorificazione umana della figura di Cristo, e che questo tempo nel quale abbiamo più volte sentito la celebrazione delle doti, delle capacità nel senso politico negli Stati Uniti d'America, in altri stati, di coloro che sono stati eletti o di altri che sono, per motivi familiari, penso ai regnanti, punto di riferimento di uno Stato o di una regione. La celebrazione di Cristo Re non è che si affianca o trova in queste chiavi di lettura la sua esplicitazione. Noi abbiamo voluto sintetizzare in un manifesto che abbiamo fatto e lasciato in chiesa il senso della regalità. Se Cristo è colui che siede sul trono, è colui verso il quale tutto e tutti ci orientiamo, è colui da cui tutti veniamo e dalle cui mani tutti abbiamo ricevuto vita, la sua regalità la si esprime nel segno della lavanda dei piedi. Chi ha modo di entrare nella chiesa di San Biagio troverà questo manifesto con la parte superiore che viene attinta dal libro dell'Apocalisse, questo re che siede sul trono, e nella parte inferiore questo richiamo alla lavanda dei piedi, a colui che si fa re perché è capace di essere il servo di tutti. E serve soltanto chi vuole bene, serve soltanto o chi ha interesse, ma spesso in questo caso la parola servizio è bugiarda, o chi vuole bene. E Cristo è re perché amando dà la vita. Ecco, abbiamo concluso un itinerario liturgico durato un anno, il cui annuncio era stato dato la mattina dell'Epifania, quando, se ricordate, c'era stato l'annuncio della data della Pasqua. È dalla Pasqua che prendono avvio tutti i giorni santi, dicevamo in quell'annuncio. Dalla Pasqua deriva l'origine delle feste, quali l'Avvento, quali la Pentecoste, l'Ascensione prima. E dalla Pasqua che deriva anche il senso di alcune celebrazioni, quelle dei santi e quelle dei defunti, che in questo mese di novembre stanno caratterizzando la nostra attenzione. Più che una celebrazione, della memoria, è la celebrazione di colui che diventa re e signore dell'universo. E consentitemi di spendere in questa giornata una parola su questo. Domani avremo la celebrazione del funerale di un giovane. Se Cristo non fosse il punto di arrivo di ogni vita, di quella di coloro che ai nostri occhi sono arrivati per motivo dell'età, ma anche di coloro che sono giovani, se Cristo non fosse il punto di arrivo, non avremmo spiegazione né per la morte né per la vita. Invece dobbiamo guardare al punto di arrivo che è Cristo Signore, per trovare un senso sia al quotidiano sia agli eventi straordinari o positivi o purtroppo inspiegabili per noi. Ecco, lo sguardo del credente va oltre le proprie vicende personali per scorgere nella signoria di Dio. Paolo dice: l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. In questa signoria di Dio c'è la serenità non solo del nostro presente, ma soprattutto del nostro avvenire. Buona serata a tutti. Don
Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9.